C'è stata una grande risposta degli studenti allo screening anti-Covid del comune di Chieti. All'istituto Pomiglio Iallitis di Savoia in tanti per sottoporsi ai tamponi rapidi e screening che proseguirà anche domani. Il tutto è stato detto per una riapertura della scuola all'insegna della sicurezza. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Sì, sicuramente, come avrete potuto vedere, sono tantissimi quelli che hanno risposto a questa campagna di screening per il tampone rapido, e spero che anche domani si replicherà con la stessa numerosità. E verso l'ora di pranzo di domani, di domenica, tireremo le somme sul numero dei positivi e conseguentemente sulla un'eventuale decisione di chiusura e quindi di proroga della chiusura delle scuole. Soddisfatto anche l'assessore comunale Stella per la partecipazione. Sì, c'è stata una buona risposta sia qui a Chieti Scalo che nell'altro centro tamponi a Chieti, Iallitis, Luigi di Savoia. Già questa mattina alle 8:15 c'erano più di 100 persone ad attendere, l'apertura era alle 8. C'è l'orario continuato dalle 8 di questa mattina alle 20 di questa sera e anche nella giornata di domani. Non serve la prenotazione? Non serve la prenotazione, i minori devono essere accompagnati dai genitori e devono compilare il modulo per l'informativa, mentre i maggiorenni possono venire autonomamente. Fascia d'età coinvolta? Fascia età coinvolta tutti gli alunni e gli studenti delle scuole elementari, delle medie e delle superiori. Mio figlio ha 14 anni, il primo superiore. Ecco, quindi c'è un po' di timore nella riapertura delle scuole o no? Personalmente non ho molto timore perché i ragazzi sono molto coscienziosi, molto più di noi per la verità. Cioè, ho gente fragile a casa e quindi ho paura che per i troppi contagi qualcuno di noi, cioè non per forza io, però possa prenderlo e portarlo a casa. Che classe fai? Faccio il secondo liceo al Gonzaga, al linguistico. Non era il caso, secondo me, di aprire in questo momento. Quantomeno in DAD sarebbe stata una cosa un po' più, insomma, avrebbe fatto più da protezione anche per loro. Devono stare 6 ore in classe con la mascherina. Che classe fai? Io il secondo, il superiore. Hai un po' di timore nel tornare in classe per i contagi oppure no? Sinceramente il timore comunque c'è, ma fino a un certo punto, cioè comunque c'è anche una voglia di tornare, magari perché chi stava facendo un laboratorio, chi stava facendo quello, io vorrei continuare a farlo, quindi c'è un po' questa voglia. Però effettivamente, sentendo un po' che comunque la situazione sta peggiorando, diciamo che sono un po' combattuto. Anche per il fatto che noi facciamo lo stesso indirizzo nella nostra scuola, facciamo chimica, quindi un indirizzo dove è molto importante le attività laboratoriali, e quindi se ad esempio in questo caso richiudo un'altra volta la scuola non è molto positivo per la nostra istruzione, ecco. Poi io sono venuto qui a fare il tampone perché ci hanno offerto questa opportunità anche in questo periodo, è una buona cosa da fare.